La politica ora con il decreto sul Green Pass che approda oggi nell'aula della Camera. Al centro del dibattito anche l'obbligo vaccinale e il reddito di cittadinanza. Sentiamo dunque prima Alfredo Cardone e poi Daniele Petraroli. Il giorno del Green Pass in aula alla Camera riprende l'esame del decreto sul quale il governo sarebbe intenzionato a mettere la questione di fiducia per garantire i tempi di approvazione, aggirando i mal di pancia tra le fila della stessa maggioranza. I 5 Stelle ribadiscono pieno sostegno ad un uso più estensivo del certificato verde come strumento anche per indurre alla vaccinazione, ma blindano il reddito di cittadinanza. Il movimento lo difenderà sempre, sottolinea il presidente della Camera Fico, e Conte da Napoli accusa. Trovo vigliacco. Trovo folle che persone, esponenti politici, peraltro che hanno trattamenti economici privilegiati, vengano e pretendano di abrogare una misura di civiltà nei confronti di chi non ha nulla. Intanto proprio da Napoli arriva una grana per Conte, un gruppo di attivisti ha infatti impugnato, oltre allo statuto, anche la votazione con cui il neo leader è stato incoronato presidente del movimento. Sostegno convinto dei Dem all'estensione del Green Pass e agli obblighi vaccinali laddove è necessario. Enrico Letta non ha dubbi, ma, avverte il segretario del PD, occorre serietà e responsabilità da parte di tutti. Nessuno giochi, non si può essere per il Green Pass e contro il Green Pass allo stesso tempo. Si dicano parole di chiarezza, noi siamo per il Green Pass, siamo per l'estensione dell'obbligo vaccinale, sosteniamo il governo. Sì, di liberi uguali all'estensione del Green Pass e all'obbligatorietà del vaccino. Italia Viva è favorevole, spero ci si arrivi quanto prima, dice Renzi, che apprezza le parole del presidente Mattarella, ha detto quel che serviva al momento giusto. Nessun passo indietro su vaccini e Green Pass. Matteo Salvini non cambia idea. Vogliamo tutelare salute e lavoro, non c'è bisogno di minacce o divieti. L'obbligo vaccinale c'è in Arabia e Turkmenistan e non è il nostro modello di sviluppo. Sulla riforma delle pensioni annuncia barricate in Parlamento per evitare il ritorno della legge Fornero. Sul Monte dei Paschi attacca Letta. Banca devastata dalla pessima gestione di amministratori nominati dal PD. Mi aspetto che qualche procura indaghi. E nel suo mirino resta anche la ministra Lamorgese per gli sbarchi. Non si può chiedere il Green Pass agli italiani per andare in pizzeria e far sbarcare 40.000 persone senza nessun limite, regola, vaccino, controllo, certificato o quant'altro. Quindi fa il ministro dell'interno, si occupa di pubblica sicurezza, garantisca la sicurezza ai confini del nostro paese, altrimenti cambi. Altro bersaglio del carroccio è il reddito di cittadinanza. Il nostro sforzo è trasformarlo in lavoro di cittadinanza, spiega il ministro Giorgetti. Una posizione su cui concorda Forza Italia, distante dalla Lega invece sul Green Pass. Per gli azzurri sarà indispensabile allargarne l'utilizzo ad altre categorie di lavoratori. Dall'opposizione Giorgia Meloni ribadisce la sua contrarietà a nuove chiusure. Continua il regime di terrore della sinistra, denuncia su Facebook. La leader di Fratelli d'Italia poi torna a chiedere la cancellazione della misura bandiera dei grillini, paragonata a un metadone di Stato. Si possono raccontare tutte le cose che si vogliono, ma il reddito di cittadinanza è stato un grandissimo disincentivo al lavoro. È stato uno strumento diseducativo. Tanti messaggi di solidarietà al governatore siciliano Nello Musumeci dopo il ritrovamento di un pacco con all'interno un ordigno rudimentale ed una lettera di minacce. A Catania si...